Il metodo autobiografico creativo per l'intelligenza emotiva è una metodologia di trasformazione personale, ma anche strumento di aiuto per gli altri per sviluppare l'intelligenza emotiva. È una metodologia del fare totalmente esperienziale e si basa sull'utilizzo di mezzi artistici, della scrittura e dei movimenti del corpo. Queste tecniche permettono il dialogo profondo e sincero di noi stessi e scavano nel profondo per darci una nuova consapevolezza. Questo sta un po' alla base dello sviluppo dell'empatia. Infatti, tra tutte le intelligenze, diciamo che l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza interpersonale devono essere sviluppate insieme e non singolarmente come può accadere con le altre. Se noi abbiamo di base un dialogo sincero e una consapevolezza di noi stessi, di chi siamo, di cosa pensiamo, di che cosa vogliamo, sicuramente si gettano le basi per l'empatia, per appunto sviluppare delle sane relazioni anche con gli altri. Il metodo permette quindi di scendere davvero molto in profondità, in quella zona d'ombra, così definita da Jung, dove spesso fa paura perché vengono nascoste emozioni, storie, sentimenti, vissuti difficili che magari non vogliono essere ricordati e che assumono la forma di blocco emotivo. Però Jung ci ricorda anche che in questa zona d'ombra si trovano anche le chiavi per trasformare alcune situazioni, alcune emozioni in qualcos'altro, dargli una nuova consapevolezza e essere ricollocate appunto nel presente sotto una nuova forma, una nuova luce e quindi dare una nuova opportunità alle persone. Trovo questa metodologia molto affine al mio sentire e al modo che ho di fare arte terapia. Sicuramente è una tecnica, una metodologia molto in certi aspetti molto potente e quindi ci vuole una certa delicatezza nel proporlo al momento giusto e alle persone giuste. Tale metodologia può essere applicata in svariati contesti, sicuramente uno potrebbe essere la scuola, poi anche in progetti extrascolastici, ad esempio per progetti per i preadolescenti, adolescenti, oppure in gruppi di adulti per la crescita personale, e poi anche in ambienti di fragilità sociale, tipo per persone che hanno subito violenza o abusi o che soffrono di dipendenze, in tutte quelle situazioni in cui c'è bisogno di elaborare dei vissuti, dargli una nuova consapevolezza e ritrovare il centro di se stessi. In ultimo, mi piacerebbe pensare a questa metodologia applicabile in contesto aziendale come strumento di coaching, per lo sviluppo delle soft skill. Infatti, credo possano essere applicati al benessere dei dipendenti e anche ovviamente nell'area manageriale come strumento appunto di crescita personale e se appunto tanti membri della stessa azienda sono consapevoli di se stessi e degli altri, sicuramente la produttività aziendale sicuramente ne gioverà. Quindi questo è un metodo molto, molto bello, molto interessante e spero di riuscire ad applicarlo il prima possibile per vedere appunto quali risultati effettivamente si riesce ad ottenere.